però non no fa apposta lo, perché hai visto l'ultima volta che la gengiva ti finalmente lo, tutto ha mutato a Toronto, mo caffè o l'hanno trovato, anche perché l'hanno fermato, quindi ecco qua. È un bello caffè, mi fa pigliare però, scusa. E perché siamo a Caffè Cosenza e via Pane Bianco? Vuoi che ti vuoi assaggiare un pochino? No, tu vuoi spogliare sano. Allora ragazzi, state seguendo le puntate. Scrive, sì? Ecco qua, state seguendo le puntate. No, stai seguendo le puntate. Mi stai seguendo le puntate sulla cica? Non ho seguito niente. Ah, vedi? Però noi tutti in presa di legge. Bravo, potete dire sì. Non ho seguito perché purtroppo a casa non ci sono. Ho lavorato. Se no potete dire sì, invece questo noi finzione non ne facciamo. Tu ricordi su giubbotto, tu ricordi? Volevo venire un attimo a Reggiavate. Andiamo. Bene, bene. Buongiorno, buongiorno. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Un dipigliato caffè. Allora, ragazzi, vi posso dire una cosa. Lui, secondo me tu ci dovresti mettere anche il Permette Signora, la nostra pagina di Permette Signora, no? La pagina di Pino Gigliotti, in modo che scrivete se vi è piaciuto qualche... C'è una pagina? Eh? C'è una pagina? Non è un biglietto da me. C'è una pagina, sei cretino, che battute fa? C'è, ecco qua, scusa. Lucio, aspetta un passo davanti. Anche su Instagram, dobbiamo fare anche solo su Instagram, caro Lucio. Pino Gigliotti Show. Pino Gigliotti Show. Oppure su Permette Signora, è tutto qua. Scrivete. Vedrete tante, tante altre puntate. Vedrete quello che abbiamo registrato a Toronto. Il premio dell'esito, 13ª edizione, nelle case, nei mercatini. Non so, Lucio De Donna, qual è la cronologia. La cronologia. Si fa anche cronologia, poi ma fai così, vedi questo qua, c'è una funzione doppia, cara Luce, che puoi tirare cose e poi nelle gengive ti fa cadere quel dente che ti fa male, ma lo sai. Allora, ecco, cara Luce, quindi adesso apriremo la seconda puntata dove ci sarà la conclusione di quello che tu hai filmato, di quello che abbiamo fatto, di questa straordinaria 13ª edizione del primo trezzo. Abbiamo pensato con Lucio, di comune accordo, di spezzettare un po', di non fare tutta la premiazione in una puntata per renderla più piacevole. Ti è piaciuto? Basta la testa così, basta, te la faccio abbassare qualche giorno che te... E allora le immagini belle che ha fatto Lucio De Donna, ha fatto un grande lavoro, questo lo state vedendo, lo state vedendo. Non venisce qui perché non lo posso dire, non lo posso dire. Seguite le puntate. Mi sembra che anche alle 19 ci sono delle repliche, Lucio. Seguite la cieca alle 19, no? Che bene! Allora, gustatevi quest'altra seconda puntata della premiazione del Premio Telesio, ragazzi. Lucio mi dice, quando fa così, significa che così, no, che siamo in conclusione per dirvi, gustatevi questa meravigliosa puntata. Non cambiate canale, che sennò chi beve dei? La C canale 19, andiamo nemmeno. Andiamo nemmeno come? Siamo al Caffè Cosenza, prendiamoci il caffè, no? Ah giusto, ma dobbiamo un caffè, giù, hai ragione. Buongiorno. In presa di retta, ragazzi. Non ti preoccupare, i taglioni dagli ammonenti. Allora, il caffè mio lo vado a prendere, Lucio. Ecco qua. Caffè. Caffè Cosenza. Seguite la puntata. Allora, col caffè fare un brindisi a questo importante paese che ha ospitato tanti miei amici, tanti miei fratelli, tanti miei sorelle che si sono trovati qui come casa loro, che non hanno mai perso le radici e i rapporti con la madre patria e che in qualche modo riescono ad essere grandi ambasciatori dell'Italia qua in Canada e riescono a farci vivere questo straordinario paese come se fosse in qualche modo anche qua il nostro. Auguri al Canada. Siamo ancora qui, Premio Telesio, ragazzi, dovete ascoltare e vedere, perché no, e non venisce qui come è nato il nostro motto. La terra di Piero, ragazzi, in questa straordinaria iniziativa ho avuto il piacere di stare insieme a voi.
sta, insomma, grande Sergio Crocco. Comunque noi dobbiamo dare atto di una cosa. Una sei tutto, una e grazie. Per il suo 18° anno di età. Allora, diamoci una scadenza anche per i motivi televisivi, perché sennò la camera me ne mora anche sto. Poverino. Sì, sì, allora, sì. Allora, noi dobbiamo dare atto di una cosa. Ci siamo noi quattro conosciuti grazie ad un progetto meraviglioso, un progetto che in Calabria oramai si conosce perché è del ribalto delle cronache, che è quello della terra di Piero, cioè di quella meravigliosa realtà che a Cosenza ha puntato i riflettori sulle disabilità e su progetti che coinvolgono l'Africa e che proprio sulla scia di quello che ha fatto Padre Fedele oramai da 40 anni, Padre Fedele che questa sera è stato premiato, continua a continua a vivere e ad aiutare realmente le persone. Qui in Canada a settembre abbiamo trovato un'accoglienza bella, bella, bella. Davvero da re e regina. Ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati. Un bel gruppo, senza avere mai nessuna. L'intenzione era quella, della terra di Piero. Enni si muscialati. È vero. Enni si muscialati. Quindi siamo stasera qua al galà del premio Telesio, anche per ricordare che l'anno prossimo, ad ottobre, saremo di nuovo in Canada e torneremo con il nostro impegno a calcare le scene dei teatri e poi a destinare il nostro lavoro alle persone che hanno più bisogno. Un saluto alla terra di Piero. Anche in inglese un po' ti addice, cioè non è che... chissà, io vedo lì Franco Bruno, chissà, a ottobre, no? Intanto, è nata una... Se tu mi tocchi un punto a sparaccio, perché me no che sto scherzando? No, perché io spongo. Allora, ecco. No, puoi parlare. Intanto con lui è una grande festa. Abbiamo già un progettino di divertimento e di grandi cose. Già un soddisfazione, bravo. Se c'è una bottiglia di vino che va bene, che è un'azienda. No, ma si può portare un dolore. Ne cacciamo anche una soddisfazione. Ma portiamo qualcosa di buono qua. Cosa non vediamo niente. Cosa... Scoprire. No, è una cosa bella. Scoprirete. Allora, scusami Vince, questa meravigliosa creatura che siamo conosciute. Grazie alla terra di Piero, ovviamente. Abbiamo creato questa associazione qui in Canada per aiutare la terra di Piero qui in Canada quando viene a portare qui tutte queste opere meravigliose in dialetto cosentino, così cerchiamo di sentirci... Allora ragazzi, sì. Molto più calabresi qui anche in Canada, quindi l'associazione Cosentini a Toronto è una bella entità che è nata appunto grazie alla terra di Piero. Ragazzi, Vince, ci vediamo dopo con te, tu sei una bella persona, devi andare al premio, perché hai preso diretto, ok? Ok, vai. Abruzzo, the renowned journalist and author Antonio Micaso and the director of Centro Scuola. Professore Domenico Serrano, the please come up and hand the award to both Alberto and Caroline. Grande Lucio Tegone, grande lavoro, la cica della 19. Fioretta, sono due di nuovo. How about a great round of applause to these two pillars in the language of the Italian Canadian people in Toronto? Thank you very much, Alberto and Carolina. Terzo premio Telesio viene dato a Frate Fedele Bisceglia. Padre Fedele Bisceglia nacque in Divignano nel 1937. Orfano di madre di 6 anni,
è il primo di quattro fratelli. Entra in orfanotrofio e si innamorò di San Francesco d'Assisi. Intanto che la sua famiglia si trasferisce in Canada nel 1960, padre Fedele rimane in seminario e completa gli studi di filosofia e teologia ordinato, sacerdote nel 1964. Thank you. La sua intelligenza indirizzò padre Fedele negli studi a Roma presso l'Università Lateranese e si laurea in Sacra Teologia. Si trasferisce a Milano dove consegue la laurea di Lettere in Filosofia. Viene nominato come padre di Acri ed è proprio qui dove iniziò a costruire per i giovani e per i poveri. Nel 1980 viene destinato a Cosenza come segretario della missione estere. Si reca ad aiutare i lebbrosi nell'India, Etiopia, Madagascar, Camerun e Centro Africa. Ed è in Africa dove fonda un centro per i bambini handicappati, un ospedale, 8 chiese in villaggio di catechismo e un villaggio per i bambini orfani. È un onore di avere padre Fedele con noi oggi con il Telesio 2019. Padre Fedele, quindi, innanzi a noi per presentare a padre Fedele con il Telesio. Ben. And now I'm going, let's give him a great round of applause. Grazie, padre Fedele. Grande. Michael has a presentation for Pino and the Telesio Awards. Thank you. Michael, we have also a little bit of a token for you, Michael. We're now ready to give away to present the fourth Telesio Award. Thank you. I'm going to again ask Minister Tibolo to please come up and accept the award for the Premier and his late brothers. Thank you. Minister, please. Thank you. Rudy, would you kindly come up? Great idea. I'm sorry. Thought of that? How about a great round of applause? Thank you. The fifth Telesio is presented to one of my best friends.
friends, Mr. Attilio Leo. I'm going to ask Mrs. Neves Leo and Pierina, your mom, to please come up. Sesto premio Telesio viene consegnato al presidente della provincia di Cosenza, l'ingegnere Franco Iacucci. Presidente Iacucci, nato a Iello Calabro, con una carriera politica esemplare, la sua esperienza professionale iniziò nel 1985 come assessore nel comune di Iello Calabro, seguendo come sindaco, vice sindaco e di nuovo sindaco del suo paese, Aiello Calabro. Signori e signori, abbiamo con noi la grande, forte rappresentanza della Regione Calabria per riconoscere il loro forte legame con noi. Abbiamo per loro un attestato di benevolenza e un saluto di riconoscimento dal membro del Parlamento canadese e chiediamo, scusa, della nostra provincia, chiediamo di nuovo il ministro onorevole Michael Tibollo, per favore viene a presentare le placche a coloro che io chiamo in questo momento. Senatore Franco Bruno, avvocata Mariella Adovino, avvocata Maura Monteforte, avvocata Caterina Licata, Dr. Gregory Pugin, please come up, Mr. Vincenzo Marchese, Mr. Ben Lapoyan, Mr. Geshen Disanaike, Mr. Cornelius Kisu, Mr. Phil Laiello e il signor Lucio Didona. Per favore venite su innanzi a noi per accettare un nostro piccolo adorante del nostro paese. Grazie. Onorarci, grazie. Tanti auguri al primo Telesio. Guarda qua. Auguri Vincenzo, come si chiama? Adesso poi gli diamo il premio dopo, gli diamo, ragazzi. La musica la fa da padrone. Tanti auguri! È un braccialetto, Montesano, scendete, vieni. E allora ragazzi, quando ti farai grande te lo metti, ok, guardalo, guarda, apri. Auguri. Questo è un po' allora ragazzi, avete visto che bella emozione, camangia la gente, quindi non è che possiamo andare, però cerchiamo di fare un... Sapete chi è questo signore? Questo è il titolare di questa straordinaria azienda. Quanti anni ci conosciamo? 20 anni? Oh, 20 anni sicuramente. Ringrazio a tutti e voglio augurare a Gurone e a tutti quelli ricipienti di questa serata
and una bella serata and c'è una bellissima cena e poi a ballo, è vero? È bello, certo. Yeah. E dopo noi vogliamo mangiare. Si chiama come si chiama il titolo di questa grande azienda? Fontana Primavera Event Center. Nel mondo, nel mondo. Del mondo, solo una fontana c'è. Ci vediamo dopo, ci ringrazio. Yes, auguri, auguri. Allora, qua questo signore iniziò il nostro discorso il primo anno, caro Lucio, il primo anno. Quale anno era? Quale anno era? Correva l'anno 2000? 2000, il primo anno che abbiamo iniziato, il 2002. Il 2002, ragazzi, a casa di Ernesto, questo loro Ernesto? Ernesto Cosentino. Cosentino, no, è scordato già. Grande imprenditore di Cosenza, no, è di San Vincenzo da Costa. E la prima trasmissione, la prima iniziammo, io ero ancora 5 Stelle, volete 5 Stelle, andammo a casa loro e questa è la bella famiglia loro. Quanti figli sei? Quanti figli hai? Domanda mia moglie. Ma moglie, ha ragione. Dove sono i figli? Uno è qua, tre siamo. Io li conosco molto bene, bene. Io spero di fare una cosa con voi a casa vostra come il primo anno. Se non riusciamo a farla questa settimana, la facciamo quando viene il nostro amico Giancarlo. Sì, va bene? Sì, sì. Allora, facci la cura a chi ne vuoi tu, un minuto fa facci la cura a chi ne vuoi, un saluto a chi ne vuoi tu. A che saluto? A tutti, ai parenti, amici, paesani. Sono fatte tutte vecchiarelle come a me, ma purtroppo che ci vuoi fare? Il tempo passa, vero? La Calabria che ha lavorato con tanti sacrifici e ha avuto tanto, tanto consenso e successo, con grandi sacrifici veramente. Questa è la bella Calabria che noi vogliamo presentare nel mondo e questa è bella. E un applauso ce lo faccio per la miseria a questo straordinario uomo di lavoro, eh no? Ci vediamo prestissimo allora, va bene? Si è organizzato e me lo dici? Parla con sì, me. C'ho il telefono di Pino. Ti voglio bene, buona cena. Non disturbiamo perché stanno mangiando. La signora vuole salutare qualcuno, poi lo facciamo dopo. Dopo. Cioè, perché uno mangia la gente. Allora, Franco Bro, dov'è Franco Bro? Sei andato 30 secondi. Amico del discorso, o lo facciamo dopo. Ma dove sono? Che sono un buco dello schermo che botte mia. Cioè, un buco dello schermo, vero? Allora aspetta, che facciamo un attimo con Franco. Allora, Franco, esperienza. Ci stiamo dicendo. Sì, quella. Io che sciarpa, come? Io così a sciarpa. No, da porto domani, da porto. Io come a sciarpino. Che se ti ha regalato? No, mi cu. Ah no, questa no. Questo è il mio amico Filippo me l'ha regalato. Poi fra, allora, è bella questa cosa. Il giovane imprenditore che sta vedendo. Cioè, bello, insomma, dai. Bella. Intanto devo dire che come al solito i veri ambasciatori del nostro paese, in questo caso della Calabria, sono proprio le nostre persone che vengono qua. Ho incrociato già una serie di amici, Francesco Bisignani, la moglie, Vincenzo Marchese, insomma tutta una serie di persone che da qualche anno sono qua e che con le loro capacità, con le loro qualità, con la loro voglia di fare, di costruire, sono oggettivamente un simbolo positivo del nostro paese, della nostra regione, della nostra comunità. Io mi trovo molto a casa. Ieri dicevo a questi amici che potevamo essere tranquillamente a Torano, insomma. Questo vede, questo premio, caro Franco, usa come nasce il suo premio, cos'è? I miei viaggi da tanti anni fa, con Bino Diviano. Ci siamo incontrati per caso dopo una nevicata qui a Toronto, dice ti voglio incontrare, ci siamo incontrati, abbiamo parlato anche con Nicaso che tu conosci molto bene. Facciamo il premio d'Alessio con Sergio Mazzucca Scendile, questo è il premio d'Alessio. Sono 14 anni e abbiamo conosciuto tanti giovani imprenditori, una Calabria che lavora, fra un gente non c'è tanta, come dire, sì, le sì. Intelligenze che comunque hanno messo. Sì, poi non perdono mai i rapporti con le proprie comunità, con le proprie radici, con le proprie origini, quindi sono un ponte positivo che dimostra. Con una mano. Sì, come no. Dimostrano intanto come si accorciano, come è cambiato il mondo, insomma. Si accorciano le distanze, si accorciano i tempi, per fortuna, quindi ho conosciuto una bambina di qualche anno, insomma, 4-5 anni, con la mamma che mi diceva.
Vabbè, la potevo far nascere qua, l'ho fatta nascere in Italia dal mio ginecologo di fiducia, ma non mi importa il passaporto, mi interessa la cittadinanza, il passaporto quello rosso lo trovo sempre più bello, commovente insomma. Ho detto una cosa perché per l'intelligenza, chi lo conosce lo sapete, perché l'intelligenza è un dono, non è che può studiare quando può tu, però il dono dell'intelligenza, questo fatemelo dire, siamo cresciuti insieme. Ti faccio buon appetito. Perché sì, dopo, cioè domani sì, penso di vederci. Lasciami dire che. Certo, quello che vuoi. No, lo dico veramente col cuore. Bravi, perché questa è una festa che si rinnova, questo premio a che edizione è? 13esima. Ancora ti toccheranno una trentina d'anni di lavoro. Preparati pure tu, una trentina di premi ancora li dovete dare ancora, perché questa è una bella manifestazione importante. Bravi a chi l'ha pensata, ideata, e chi la porta avanti con sacrificio e passione. Raccontavo e chiudo. No, ci facevamo una chiacchierata prima che questa volta sono stato bravissimo. Per arrivare a Toronto ci ho messo 3 giorni. Sì. Ma se no... è colpa mia, cioè, perché... Signore, no. Tre giorni. Il pilota non è atterrato. Mamma ha perso l'aereo. Bellissimo. Ma ne valeva la pena. Io sono cattolico, a Rupiccio non ci credo, però. Ne valeva la pena. Lui i paniango, ne sappiamo anche una cosa. Grazie. Ci vediamo dopo, ci vediamo. A dopo. Ti voglio bene, lo sai. Lo dico con me. Siamo cresciuti insieme, lo stesso quartiere. Dedichiamo un attimo i paniango. Sì. Scusi. Vieni, scusa. Una panianghese. Ma la mamma già la conoscete, ci siamo visti al primo d'Alessio, ho avuto il piacere di conoscere al primo d'Alessio. C'è un solo difetto, buca lo scherzo. Vabbè. È simpatica, è bella, è brava, sa parlare l'inglese, l'intelligenza. E mi faccio volere bene. E ti fa volere bene, sì. Ma non dovevamo parlare di pane bianco? Sì. Stai iniziando qualcosa? Ha già cominciato tonno. Buca la telecamera. Buca la telecamera. Ti facciamo gli auguri domani. La terra di pelo un secondo. Facciamo dopo. Veloce. Aspetta per il premio, aspetta. Sam, un solo minuto. Ok. Sì. Allora, ecco qui. La terra di pelo. Ciao Sergio, ti vogliamo tanto bene. Io ho preso un impegno morale, ma Magico bello. No, sono senza casale. Allora ce l'hai in fretta. C'è pure mamma, lei mamma. No, mamma è di Portagliano, veramente. Ma sai di casale. Che bello. Allora, guardate che bello. Allora, domani ci vediamo e facciamo una chiacchieratina. Domani facciamo una chiacchieratina, anche perché diciamo, è il mio compleanno. Però tecnicamente in Italia è già il mio compleanno. Sì. Allora facciamo una cosa. Noi diamo appuntamento sabato e domenica alle 15 alle 23:30. Noi ci diamo appuntamento domani perché c'è il compleanno e facciamo una bella cosa, va bene? Sì. Ciao ragazzi, a domani, ciao! Ciao!